dodicesima prova del campionato Formula Crono 2008. Siamo a Fossò in provincia di Venezia, una gara splendida, una pista veramente impegnativa, molto lunga, circa 40 secondi la media del tempo necessario per completare un giro. Vedremo adesso le immagini delle prime quattro divisioni, la prossima settimana completeremo le immagini con le altre tre divisioni restanti. Buon divertimento. Percorso di Fossò, nella zona industriale di Fossò in provincia di Venezia, circa 900 metri la sua lunghezza, le vetture lo percorrono in questa divisione, divisione Lady, circa 40-41 secondi circa. Vediamo Nadia Caldarella affrontare la chicane, vediamo Lisa Bertolin, anche per lei la chicane. Ecco Lisa al tornante prima della linea del traguardo. Ricordo che queste due vetture sono una categoria unica, la divisione Lady, ma sono due vetture di due categorie, divisioni diverse, perché questa che vedete è la Peugeot 1009 di Nadia Caldarella, la stessa vettura che usa Renato De Benedetti nella terza divisione, mentre la vettura che usa Lisa Bertolin, la stessa vettura che usa Dennis Bazzolo nella seconda divisione. Ecco che si sta concludendo il terzo giro, inizierà meno due giri al termine. Ci sembra che ormai Lisa Bertolin abbia in qualche modo recuperato terreno nei confronti di Nadia Caldarella, che comunque ha già praticamente vinto il campionato in questa categoria. Ecco Lisa che affronta la chicane posta in conclusione del rettilineo. Vedete, viene girato il cartello ormai dell'ultimo giro ed ecco Nadia Caldarella ancora una volta comparire in fondo al rettilineo che precede il tornante del traguardo. Ancora una volta molto vicine due pilote, non c'è una grande variazione di distacco tra le due pilote. Si ricorda ovviamente che le pilote corrono contro il tempo. Ecco il passaggio di Nadia Caldarella davanti a Lisa Bertolin, ultima curva per Nadia. Termina Nadia, ruote bloccate per lei, arriva anche Lisa Bertolin, termina così questa finale della divisione Lady. Ecco le pilote della divisione Lady sul podio, primo posto per Lisa Bertolin, secondo posto per Nadia Caldarella, un applauso. Ed ecco pronti per l'allineamento i piloti della prima divisione. Vediamo Franco Quintarelli col miglior tempo, la sua Fiat 127 è riuscita a dargli ancora una volta grandi soddisfazioni. Secondo protagonista di questo campionato Giancarlo Bernardi con la Fiat 1 numero 7, poi vediamo la Peugeot di Flavio Zoccarato tornato alle corse dopo una lunga pausa, Walter Varotto con la Peugeotina piccola numero 85, Fabrizio Sarzibola che ora prende posizione con la Peugeot numero 34, dietro di lui Simone Randolo che chiude questo lotto dei sei finalisti della prima divisione. Tutti partiti regolarmente, la gara entra nel vivo, quindi seguiamo completamente la prova di Quintarelli. Velocissimo nella chicane, affronta la chicane in maniera molto rapida. Attenzione perché Zoccarato sta recuperando del terreno nei confronti di Bernardi, anche Barotto, ruote bloccate per lui. Tre giri alla conclusione. Attendiamo ancora Quintarelli che sembra del tutto intenzionato a portarsi a casa questo podio. Vediamo Marcello Bernardi all'orizzonte, Zoccarato che ha recuperato qualche metro nei suoi confronti. Ecco Zoccarato mentre raggiunge ormai molto vicino, però dobbiamo dire tutti e tre questi piloti sono vicini. Ancora
una volta un passaggio di Varotto, ormai tutti i piloti sono lanciatissimi, hanno effettuato varie prove di questo percorso, lo conoscono già bene, le vetture sono ben tarate per questa conformazione del percorso. Ecco Bernardi con la sua 1. E Zoccarato. Ultimo giro a conclusione di questa prova. Ultimi passaggi. Vediamo Fabrizio Sarzibola. Attenzione in arrivo, inconfondibile il suo urlo. La 127 pronta a tagliare il traguardo di Franco Quintarelli. Bandiera a scacchi. Termina Franco. Termina Giancarlo Bernardi, termina Zoccarato, arrivano tutti i piloti, Walter Varotto, ultime curve per i piloti che restano, Sarzibola e chiude questo gruppo Simone Randolo. Ecco la premiazione, il podio della prima divisione con Walter Varotto che si complimenta con i suoi colleghi, Walter Varotto al comando, primo classificato, secondo Franco Quintarelli e terzo Flavio Zoccarato. Bravi!